Tensione questa mattina a Trapani al Molo Garibaldi. La protesta degli operatori portuali contro l'autoproduzione ha bloccato la partenza della nave Simone Martini diretta a Favignana e sulla banchina si è anche sfiorata la rissa. Sono le 11:20 e la Simone Martini è ancora ferma al porto, doveva salpare alle 10:20. La situazione adesso sembra ritornata alla normalità dopo attimi di tensione in cui si è sfiorato lo scontro fisico. L'agitazione ormai va avanti da tempo ed è imputabile alla scelta di alcuni armatori di gestire in proprio le attività portuali, operazioni di carico e scarico che sono di competenza delle società che operano all'interno degli scali. Il blocco di questa mattina è scattato all'arrivo della nave con i manifestanti che si sono piazzati davanti al portellone impedendo ai mezzi pesanti di scendere. Disagi anche per i passeggeri in arrivo e in partenza da Trapani. Eravate a bordo della nave, ma che cosa è successo? Non potevate scendere? Ci sono dei problemi a bordo, più che a bordo, a terra. Siete rimasti bloccati sulla nave? Siamo in vacanza, non ci sono problemi, tranquillissimo. Allora, quando pare c'è sciopero degli portuali e quindi volevano impedire la discesa delle macchine e dei mezzi pesanti. Per fortuna ci hanno fatto scendere, cioè le macchine sì, ma a quanto pare il problema persiste per i mezzi pesanti, autocompattatore, queste cose. E non so neanche se riusciamo poi a scendere in orario, perché qui c'ho i minuti contati per scaricare la merce. Io sono un imprenditore che produco alimenti surgelati e quindi adesso vedremo. Abbiamo dei bambini, abbiamo, non è giusto! Da Catania stiamo venendo! Da Catania, 4 ore di macchina! Alla fine però è prevalso il buonsenso e anche i mezzi pesanti sono scesi dalla nave. Ieri sera, molto tardi, intorno alle 22:30, l'impresa portuale di Trapani ha ricevuto una mail con la quale praticamente gli veniva detto che da stamattina non potevano più eseguire le operazioni di rissaggio e derissaggio. A parte l'iter procedimentale, diciamo, e burocratico che riguarda proprio l'iter autorizzativo vero e proprio, quello che lamentiamo oggi è la mancanza di sicurezza nel luogo di lavoro, sicurezza della navigazione a questo punto, perché questi lavoratori marittimi devono provvedere a fare un lavoro che il contratto nazionale nei porti in cui esistono le maestranze portuali non dovrebbero fare. La vicenda però rischia di avere risvolti giudiziari con i manifestanti che rischiano la denuncia per interruzione di pubblico servizio.